Ciao, sono Max Gaetano, questo è il secondo video sul libro ultrascientifico Homo Tropicus dell'autore Fabrizio Dresda. I primi due video, quindi il precedente e questo, sono un po' più semplici, dai prossimi video faremo dei video più specifici e più articolati. Innanzitutto vi chiederete, ma chi è Fabrizio Dresda? Come risposta posso dire che Fabrizio Dresda ha pubblicato su delle riviste scientifiche, degli articoli scientifici, in particolare ha pubblicato i due studi scientifici più importanti e più completi sulla vitamina B12 e sulla vitamina C. Questi qua sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Ligand SE. Tra l'altro, appunto, ci sono conflitti di interessi, perché quando viene pubblicato un articolo scientifico, conflitti di interessi? Nessuno, nessuno. Dicevamo nel precedente video, sono due tomi per un totale di 1600 pagine, tutte di citazioni scientifiche, accademie, PubMed e riviste scientifiche. La cosa particolare è che abbiamo 250 pagine di bibliografia ai massimi livelli. Ne approfitto per dire che il libro verrà presentato da Fabrizio Dresda il 26 maggio a Santeramo in Colle, in zona Bari, e in particolare il 7 giugno a Lecce alla Libreria Palmieri. Detto questo, leggiamo una parte della premessa. Il libro inizia così: l'altra volta abbiamo visto l'epilogo, questa volta vediamo la premessa. Il presente testo ha la pretesa di essere probabilmente il primo trattato di scienze della nutrizione e della civiltà, scritto alla luce della più importante e decisiva acquisizione culturale e scientifica della storia della civiltà, ovvero che l'essere umano è un animale tropicale frugivoro, cioè adatto a mangiare frutta come cibo specie specifico e verdura come cibo di ricaduta. Cioè, i concetti di cibo specie specifico e cibo di ricaduta sono molto importanti e sono altrettanto non trattati dalla scienza medica, mentre dai veterinari li trattano per studiare gli animali. Non viene considerato che l'uomo è un animale, un primate particolare. Il libro decostruisce e distrugge il mito dell'onnivorismo e dell'onnitropismo, cioè la pretesa di voler mangiare qualsiasi cosa, ma anche di vivere in qualunque luogo, no? È del mito dell'onnivorismo di cui si sostanzia la civiltà e sul quale, per il quale è stata edificata la civiltà. È proprio un ampio capitolo su come la civiltà ha causato l'onnivorismo e l'onnivorismo ha causato la civiltà distorta e malata a livello psicofisico, che si poi estende contro tutto il pianeta e contro tutte le altre specie animali e ovviamente le specie vegetali. Il fruttarismo è la chiave d'accesso a un nuovo sguardo sulla realtà addomesticata. Questo concetto è molto importante. L'uomo è una specie addomesticata, auto-addomesticata, così come il cane è un lupo addomesticato e il maiale è un animale addomesticato, cioè è un cinghiale addomesticato. La specie umana è in realtà un primate addomesticato. Ecco perché non si tratta di speculare su una dieta come le tante altre, ma si tratta di rimettere in discussione la nostra cultura, i nostri valori, ovvero le nostre credenze. Il fruttotropicalismo è un atto politico, o meglio, l'atto politico per eccellenza, che rimette in discussione lo status quo, scavando nelle sue fondamenta e nelle sue premesse recondite. L'operazione qui intrapresa non ha nulla di mistico e di religioso. Di fatto non si ricercano né adepti né credenti, ci si affida interamente al pensiero rigoroso, per quanto sia arduo la sua realizzazione. Dunque, dopo questi due video molto semplici, cioè l'epilogo e la premessa, faremo poi altri video più specifici sul libro, sulle innumerevoli argomenti del libro. In particolare, per esempio, è molto interessante il paragrafo sullo zucchero, sul saccarosio, i danni e in particolare la dipendenza che crea questa sostanza.
Faremo un video anche sulle zone blu, in particolare la zona blu per eccellenza, cioè quella di Okinawa, che è molto importante, molto particolare, perché insieme a Loma, alla comunità in California di Loma Linda, è la zona con la più alta longevità al mondo sana, cioè senza le malattie che portano a morire in tutto il resto del mondo, perché la longevità, c'è cioè una longevità vera e una finta, quella vera è quella di Okinawa e di Loma Linda. Quelle finte sono quelle in tutto il resto del mondo, come per esempio la longevità italiana, per la quale la stragrande, tutti i longevi italiani sono stramalati a livello psicofisico. Basti pensare che l'Italia è al primo posto nel mondo per consumo di farmaci, e basta un dato solo per far capire quello di cui stiamo parlando. Oltre 6 milioni di italiani sono senza denti. Quindi la longevità italiana è finta, perché non è sana, e anzi è piena di quelle malattie mortali di cui è pieno tutto il mondo, mentre la longevità di Okinawa e di Loma Linda è sana, e una longevità vera, perché vi è un'assenza delle malattie mortali di cui è pieno il mondo. Quindi la longevità è longevità quando è sana, non quando è malata come quella italiana. Poi faremo anche video sull'indice di encefalizzazione, perché andremo a smontare tutti i miti onnivori, no? Che noi abbiamo l'encefalo più sviluppato grazie a mangiare cadaveri. Come vengono chiamati in veterinaria i muscoli, che sono le iene della specie umana, mangiano i muscoli. E faremo anche altri video, per esempio sulla longevità dei cani, l'assenza di malattie nei cani vegani. È uscito uno studio inglese dell'Università di Winchester su oltre 2500 cani monitorati, che ci dice la stessa cosa del libro di Dresda sulla specie umana. Non posso non anticiparvi il video che faremo su Okinawa, traendo spunto dal libro di Dresda, il quale pubblica lo studio originale di Okinawa, cioè lo studio fatto sulla longevità dell'isola di Okinawa prima che ci fosse la nipponizzazione, cioè l'introduzione dei cibi giapponesi, e prima dell'occidentalizzazione del Giappone e di Okinawa, su cui c'è anche una base militare americana. E in questo studio si evidenzia come la comunità di Okinawa, quando fu fatto il famoso studio, il più famoso studio al mondo sulle zone blu, è quello su Okinawa, la comunità era vegana, mangiavano solo l'1% di prodotti animali e il 99% di prodotti vegani, naturali, quindi frutta e verdura. Parliamo della più famosa comunità longeva al mondo, Okinawa. Vegani, 99% vegani. La seconda più famosa comunità longeva al mondo, quindi sana, senza malattie, è la comunità di Loma Linda in California, dove non solo c'è la più alta longevità di tutto l'intero Nord America, ma senza le malattie mortali di tutto il resto del mondo. Quindi longevità senza malattie. Queste sono le longevità, non quella statisticamente che l'Italia e il Giappone sono i più longevi. No, cari, sono i più malati. Okinawa in Giappone e Loma Linda in California sono i due con la più alta longevità sana, ma ne parleremo in un altro video. E questo è inconfutabile, perché è proprio citato lo studio originale degli anni 40 fatto a Okinawa con quello che mangiavano quelli di Okinawa, perché viene citato spesso a sproposito Okinawa, non viene mai sottolineato il fatto che erano vegani, che è la cosa più importante. Viene sottolineato sì, Okinawa, la zona blu, come Loma Linda, come quella in Costa Rica, come lo Jastra, come sono 545, una penisola in Costa Rica, l'isola di Caria in Grecia, sono queste qua. Ma le più importanti sono, e la più importante in assoluto, proprio Okinawa. Volevo anche leggervi il prologo, ma siccome questo video non deve durare poco, perché possa essere pubblicato su tutti i social, compreso TikTok, vi leggo solo una parte al volo. La scienza della nutrizione è totalmente ignorata, d'altronde continua a farlo un pilastro assoluto per comprendere la nostra biologia e nutrizione, come l'anatomia e fisiologia comparate, che forniscono a riguardo informazioni di un'importanza estrema, mentre ci si avventura fin troppo ed immotivatamente nel seguire le scarse evidenze della paleantropologia. Parla anche del microbiota, che è un concetto molto importante che viene sottovalutato.